Allora, ecco il video dove l'avevo fatto solamente in parte, che avevo detto che avevo preso delle cose, ma non erano arrivate tutte. Comunque sia, Sephora, e sono state gentilissime le ragazze, oltretutto del negozio, perché avevo preso alcuni prodotti, altri risultavano disponibili in negozio guardando sul sito, poi invece non erano disponibili e me li hanno fatti arrivare da un altro negozio, quindi gentilissime. Alla fine, che cosa ho preso? Io ho voluto assolutamente provarle, le maschere di Dr. Jart. E dato che sono curiosa di provarle, e adesso comunque ve le mostro, sarete voi a scegliere da quale inizio a provarla. Le provo tutte, però qual è che vi ispira di più? Allora, sono maschere monouso, che ne parlano tutti bene, io non l'ho mai provata e sono curiosa di provarle, lo faremo assieme. Il prezzo di ogni maschera è di 5,90 euro, ma io le ho prese con lo sconto del 20%, quindi 4,70 euro l'una. Allora, parto da questa che è una novità, è la Peeling Solution, questa qui. E è l'unica che è fatta in due parti. E la sto leggendo adesso con voi. Tok Tok Peeling Bubble Mask. Dice di essere una maschera peeling. Tutte quante adatte comunque alla mia pelle che è mista. Ah, ecco, lo step 1 e poi lo step 2. Mi raccomando, scrivetelo più piccolo la prossima volta. Dice... primo passo, applicare l'esfoliante. Ah, la prima parte è l'esfoliante e poi dopo la seconda parte, che è la maschera in tessuto, per ribilanciare il pH della pelle. Ma se siete curiosi, lo proviamo assieme questa. Poi dopo, questa è la Pink Solution, poi nei commenti qui sotto voglio sapere da quale volete che inizio. Questa è la Firming Solution. Eccola qui, una maschera. Ma perché non c'è mai l'italiano? Perché devo tradurre e ci metto un sacco di tempo. Intensiva cura rassodante, la pelle appare sollevata. Dobbiamo provarla assolutamente, perché se mi rimpolpa la pelle davvero è da provare. Questa è la Firming Solution. Ah, è fatta in due parti, ma proviamo, noi proviamo tutto. Poi dopo la Clearing Solution, eccola qui, che oltretutto, vediamo, tempo di posa, 20 minuti, anche le altre sono 20 minuti, no, questa qui 5-10 minuti, orca, la Clearing Solution 20-40 minuti, ci mette un pomeriggio a provarla, vi farò delle clip. Questa invece, che torniamo a noi, la Clearing Solution è 20 minuti, devo fare nei weekend magari, dice di complesso, corregge difetti, corregge e pulisce la pelle soggetta a imperfezioni, maschera in tessuto, ok. Quindi dobbiamo provare anche questa. Sono tutte maschere comunque adatte, quindi non ho preso idratanti o nutrienti perché la mia è una pelle mista, quindi magari interessa chi ha la pelle mista. E poi ultima, la Protecting Solution, che si capisce per i peli, è una maschera nera. Adesso sono curiosa di vedere il tempo di posa. 20 minuti, anche questa. Maschera schiumosa, mi interessa, a base di carbone per risolvere diversi problemi a livello dei pori. Quindi questa è una maschera schiumosa, deve fare la schiuma, interessante. Mentre ho letto, leggendo così e alla veloce, che è questa qua, la Peeling Solution, la parte che ribilancia il pH della pelle, dovrebbe fare le bolle. Sono curiosa, le altre non lo so. Allora, intanto fatemi sapere voi da quale partiamo. Le proviamo tutte, però saranno video abbastanza, usciranno abbastanza scaglionati nel tempo, perché se ci devo mettere mezz'ora o 20 minuti, vuol dire che devo farle nel weekend e quando sono in casa, ovviamente. E quindi le proviamo. Quella per i pori, quella per rassodare, quella peeling, oppure quella clearing, che non mi ricordo più. Cos'è che fa? Ah, corregge i difetti. Quindi
Mi dite voi quale volete che provo per prima, perché saranno più o meno una al mese. Ok, allora, intanto mi dite voi da quale partire, poi come sempre io spero di esservi stata utile, fatemi sapere se le avete provate e se me le consigliate. Visto il prezzo, io le maschere in tessuto non le ho mai provate perché sono monouso e a quel prezzo, ad esempio 5,90 euro, io prendo quella in argilla, la busta in argilla della Sephora. Che è vero, non è mai scontabile, però fa varie applicazioni, quindi sono curiosa. Tutti ne parlano benissimo, io devo assolutamente provarle e le proveremo assieme, ve l'ho già detto. Comunque, se vi ho tenuto compagnia, vi ho incuriosito, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e non perderete il test di queste maschere. Alla prossima, ciao!